Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi vi parlo con questa suadentissima voce. Ebbene sì ragazzi, ho il Covid e quindi perdonatemi se riappaio e mi faccio sentire con questa bellissima vocina, ma fino a 2 giorni fa ero completamente afona e quindi per il momento questo è il meglio che riesco a fare. Allora mi faccio viva ragazzi perché secondo me ci sono molte cose che vi devo raccontare. E niente, adesso insomma, comunque sto abbastanza meglio rispetto ai giorni scorsi e quindi niente, avevo voglia e un po' il tempo anche per registrare qualcosina e con questa occasione, insomma, fare un po' il punto per voi, raccontarvi un po' come mi stanno andando le cose e fare un po' una chiacchierata insieme. Quindi ve lo dico già, non terrò d'occhio l'orologio. È una chiacchierata è registrata molto a ruota libera e quindi insomma l'ho pensata molto come un modo per farvi compagnia, se vi va di stare con me, insomma, per vedere quello che faccio, per raccontarvi un po' come mi stanno andando le cose. Adesso vi racconto tutto per filo e per segno, ragazzi, perché questa estate è veramente molto interessante per quel che mi riguarda. Comunque niente, sono in modalità costruisci ragazzi perché mentre vi racconto andrò anche a provare a costruire, insomma, a riprodurre, a ricreare su The Sims la casa che ho acquistato. Come sapete, insomma, l'anno scorso a fine agosto io e il mio compagno abbiamo acquistato casa. Ancora non ci siamo trasferiti in realtà ragazzi, questa sarà una degli aggiornamenti. In realtà siamo ancora dove siamo in affitto. E ora insomma vi racconterò il perché ancora non ci siamo trasferiti. Quello che dovevamo fare prima di trasferirci era una serie di lavoretti di ristrutturazione e quindi quello che io adesso vi vado a riprodurre è sostanzialmente intanto la mappa, lo scheletro della casa che non è ancora arredata, insomma è ancora tutta da riempire e da vivere. Però intanto quello che voglio provare a ricreare è il progetto, insomma, la sua struttura di base, intanto per farvi vedere un primo tour e darvi un po' un'idea di come è strutturata. E poi, insomma, via via che andremo avanti negli step, pensavo che magari poteva essere carino e interessante aggiornarvi e ricreare qui su The Sims i vari step aggiuntivi, insomma, e farvi vedere come evolve la situazione nella casetta, via via che l'andremo insomma a sistemare. Quindi comincio a costruire qua di lato tirando una parete, perché la prima cosa insomma che vi introduco a questa casa e vi dico un po' la tipologia, è sostanzialmente una villetta schiera di testa. Cosa significa? Che praticamente noi qua su questo lato abbiamo qui, dovete immaginare, una serie di altre 3 abitazioni confinanti, mentre di qua su questo altro lato la casa invece su 3 lati è libera, in questo senso significa villetta schiera di testa, nel senso che in testa è l'ultima o la prima della schiera, insomma, a seconda di dove la vogliamo considerare. Quindi da questo lato confina, dovete immaginarvi che c'è, insomma, ci sono i nostri vicini, mentre su questi 3 lati la casa è libera e qui è tutto intorno, qui c'è tutta l'area cortilizia e di giardino che poi, insomma, vi andrò a dettagliare, mentre qua intorno praticamente c'è la campagna, la collina, perché è una casetta leggermente, insomma, subito fuori dal centro cittadino e siamo, insomma, un po' in collina con una bella vista sulle colline. E quindi questo è il lato confinante, quindi adesso tiro un muro di massima, poi dopo andrò a riorganizzare gli spazi perché qui c'è molta più area cortilizia, insomma, poi andrò a risistemare meglio. Io sul secondo schermo ho anche sotto mano la mappa della casa perché, insomma, ancora ad occhio, a memoria, non sono sicura di riuscire a riprodurla tutta, quindi mi baserò anche un po' sulle mappe della casa. E mentre costruisco adesso, insomma, vi racconto un po' com'è la situazione. Vi racconterò del Covid, della casa, vi racconterò di tutto. Partiamo dalla casa, magari, che è la cosa, insomma, un pochino più insomma, aggiornamento più interessante, forse, più divertente, diciamo.
Allora, praticamente, se vi ricordate, insomma, vi avevo aggiornato in un video che ormai è quasi più di un anno che ho fatto effettivamente, dove vi raccontavo che appunto a fine agosto avevamo acquistato questa casa finalmente. E niente, sostanzialmente la casa è abbastanza recente, è una casa del 2007-2008, se non ricordo male. E tutto sommato, insomma, sta messa bene. Sostanzialmente ha bisogno, insomma, prima di entrare l'abbiamo presa, insomma, che la vogliamo tutta riarredare, tutto quanto. Volevamo fare insomma, lavori di piccola ristrutturazione per darle un po' una ripulita, una sistemata prima di entrare, insomma, almeno entriamo in una casa rinnovata. Niente di demolitivo o troppo impegnativo. Sostanzialmente appunto volevamo rifare i due bagni e poi andare un po' a risistemare l'esterno perché insomma le pavimentazioni del giardino andavano un pochino rifatte, andava rivista un po' l'impiantistica, insomma piccoli lavoretti e quindi insomma diciamo che nel periodo tra settembre e ottobre ci siamo un po' guardati intorno per cercare insomma delle ditte con le quali collaborare perché cercavamo comunque una ditta che facesse tutto un servizio diciamo chiavi in mano in modo che avessimo avuto un solo interlocutore che si sarebbe poi interfacciato con le varie maestranze. Insomma, avrebbe seguito insomma, tutta la direzione dei lavori senza che noi dovessimo impazzire a rincorrere i vari professionisti a coordinarli perché non avevamo né il tempo, né le forze, né l'energia per fare una cosa del genere e onestamente neanche le competenze. E quindi volevamo affidarci comunque a qualcuno che insomma, facesse questo lavoro di progettualità per noi, insomma, essere seguiti da un architetto. E quindi poi insomma noi scegliere i materiali, queste cose qui, insomma, che ci facesse anche un progettino per quanto riguardava la zona giorno, in particolar modo, in modo da capire un pochino bene come andare a sfruttare al meglio gli spazi. E quindi niente, tra settembre e ottobre sostanzialmente abbiamo insomma, confrontato un po' il panorama, insomma, quello che c'era sul mercato. Per capire un attimino poi chi andare a chi con chi insomma affidarci. Insomma, morale della favola, verso ottobre troviamo la ditta insomma che ci aveva diciamo insomma più convinto, soddisfatto per la tipologia insomma di lavoro che stavamo cercando e quindi abbiamo cominciato con loro a lavorare insomma sul progetto, su quello che insomma volevamo andare a fare. Una cosa tira l'altra, fai questo, fai quell'altro, passa tempo in mezzo, si arriva a dicembre, c'è Natale, insomma, morale della favola, arriviamo con l'avere il progetto definito praticamente tra gennaio e febbraio, anche perché ragazzi, cioè, io ve lo dico, se dovete ristrutturare casa è veramente una giungla là fuori, perché con tutta la normativa che cambia costantemente, insomma, non vi sto neanche a entrare nel dettaglio. Però veramente noi volevamo affidarci appunto anche a una persona terza, proprio anche per tutto il discorso di burocrazia, perché è veramente una giungla infinita, anche perché continuano a cambiare costantemente, di mese in mese, di giorno in giorno, la norma per quanto riguarda tutto quello che è la regolamentazione, per quanto riguarda le ristrutturazioni, da tutti i punti di vista che può concernere la burocrazia, dal punto di vista dei permessi, dal punto di vista economico, è veramente una giungla là fuori e quindi insomma veramente da soli cioè, non ce la potevamo fare perché anche perché insomma non dobbiamo fare dei lavori difficilissimi, ma neanche semplicissimi e quindi insomma avevamo bisogno di un riferimento comunque esterno. Comunque, morale della favola, quindi
tra una cosa e un'altra arriviamo ad avere il primo progetto a febbraio. E già ci dicono che però con le tempistiche, col fatto che sono pieni di lavori e con tutti appunto le menate burocratiche, gli incartamenti che c'erano da fare, vi risparmio, non entro troppo nei dettagli, ragazzi, però comunque già ci avevano detto che tra una cosa e un'altra i lavori non sarebbero iniziati prima della fine di aprile. E va bene, attendiamo fiduciosi la fine di aprile. Nel frattempo, insomma, cominciamo ad andare in giro a vedere i materiali per i bagni, a vedere i progetti. Noi abbiamo chiesto più che altro anche un progetto congiunto con un interior designer, sia per il discorso dei bagni che per appunto la zona giorno in particolare, per capire come razionalizzare un pochino la zona della cucina. E quindi, insomma, nel frattempo continuiamo in questa direzione. E niente, poi arriviamo a fine aprile, ragazzi, e niente, insomma, praticamente abbiamo passato dei mesi dove hanno continuato a tenerci in ballo, in sospeso, perché la normativa continuava a creare problemi sulla parte proprio, diciamo, burocratica delle cose da fare, e anche loro, diciamo, la ditta con cui collaboriamo era sostanzialmente ingolfata di lavoro perché stavano andando a rilento per la guerra, per il Covid, per la legge che cambiava, per tutto. Trovate una ragione, c'era, e non erano solo loro, nel senso, era proprio la situazione che è quella che è. Noi, insomma, abbiamo amici e conoscenze che anche loro, insomma, stanno passando cose analoghe alle nostre. E tutti quanti stanno, diciamo, passando la stessa situazione. Quindi il mio è un discorso non chiaramente per dare colpa a nessuno, ma è proprio veramente il periodo storico, ragazzi, che è veramente molto difficoltoso da questo punto di vista. E quindi io ve lo dico, insomma, in questo periodo ormai sono anni dal periodo Covid, ma credo anche ante-Covid, anche se noi comunque abbiamo cominciato alla fine casa, ci siamo messi a cercarla l'anno scorso, abbiamo fatto l'anno scorso il contratto e quest'anno, insomma, ci siamo attivati per fare i lavori. Però vi dico, ragazzi, là fuori veramente, cioè, io non scoraggio, quello che voglio dire è, se decidete di partire in questa impresa, armatevi di tanta pazienza, perché poi magari siete più fortunati, vi va tutto più velocemente, però le tempistiche per tutto sono rallentatissime, perché appunto la disponibilità dei materiali, il costo, la disponibilità di risorse umane, prima di tutto di lavoro, eccetera, è tutto veramente, veramente molto molto complicato, sia per il discorso della pandemia, sia per il discorso della guerra, sia per il discorso della crisi economica che comunque c'era anche prima. Insomma, ragazzi, veramente voler acquistare casa negli anni 20 è impegnativo, ci si arriva in fondo. Però, insomma, io quello che vi dico è, cioè, nel senso, non vi voglio scoraggiare assolutamente, però semplicemente se è un passo che volete fare, preparatevi, insomma, a farlo, insomma, tenendo conto che è una cosa che richiederà del tempo, sia se volete ristrutturare, ma anche se volete trovare qualcosa di nuovo. Poi dipende da quello che cercate. Noi chiaramente magari cercavamo anche già una tipologia di struttura un po' più particolare, non è che andavamo magari già sul mercato degli appartamenti, non lo so, magari la cosa forse è un po' più agevole, però insomma anche lì ho sentito che comunque beh, insomma, le cose sono in generale erano più facili qualche anno fa. Insomma, adesso ad oggi ci vuole molta pazienza, ragazzi. Ci vuole molta pazienza, però insomma, ci si arriva anche in fondo poi. Comunque, morale della favola, siamo stati in questo limbo per svariati mesi fino a che non abbiamo la notizia che. E questo ce lo dicono praticamente a inizio luglio, che cominciamo questi benedetti lavori. E
E adesso praticamente finalmente questi benedetti lavori hanno cominciato a farli adesso dall'ultima settimana di luglio, hanno finalmente aperto il cantiere per fare i lavori di ristrutturazione in casa, quindi praticamente stanno lavorando adesso, sono praticamente nel mezzo dei lavori e boh, in base a, insomma, se tutto va bene, il materiale arriva, si spera, incrociando le dita che per metà ottobre dovremmo avere la casa pronta e quindi poter finalmente, dopo più di un anno, iniziare il trasloco. Però, insomma, ancora siamo molto in mezzo al guado perché adesso, insomma, stanno facendo tutto il lavoro di demolizioni e quant'altro. Dipenderà poi chiaramente da quando arrivano i materiali, perché poi adesso agosto le ditte sono chiuse, sono in ferie, quindi dobbiamo vedere a settembre. Insomma, ragazzi, che ve lo dico a fare. È una storia veramente, veramente infinita, però insomma ci stiamo forse arrivando in fondo, però insomma non vi nego che da un punto di vista psicologico sono stati mesi abbastanza difficoltosi, perché comunque stare un po' con questa situazione in sospeso, più che altro col fatto che noi comunque siamo ancora in una casa in affitto e quindi ti ritrovi comunque a dover sostenere spese non solo per la casa dove viviamo adesso, ma anche per l'altra casa con tutti gli annessi e connessi. Insomma, non è proprio divertentissimo, ecco. Quindi, insomma, adesso però, insomma, con la santa pazienza, pianino pianino, insomma, speriamo veramente che ci stiamo arrivando in fondo. E va bene, allora sto vedendo insomma più o meno la struttura di sotto, penso che le proporzioni siano più o meno queste. Adesso poi vado anche a raccontare che cosa sto disegnando. Comunque questo sostanzialmente, ragazzi, è già una bozza del piano di sotto. Ora vado a mettere le porte, poi mi rendo conto meglio delle dimensioni. Comunque c'è qualcosa, no, più o meno dovrebbe essere così. Comunque sì, allora praticamente qua c'è l'ingresso, ora poi si vado a mettere le porte, le finestre, tutto. Comunque qua praticamente c'è l'ingresso in casa, qui ci sono le scaglie che portano al piano di sopra, la casa è strutturata su due piani. Di qua si accede a questo piccolo disimpegno dove di qua si va sulla zona giorno. Qui c'è una zona studio, che sarà il nostro studio dove andremo a mettere le scrivanie, dove faremo tutto il nostro angolo anime, manga, videogiochi. Questa sarà proprio la nostra stanza dei giochi, assolutamente. E qui invece, questa è l'autorimessa, quindi si entra sia dall'interno da questa porta, sia ovviamente qui dal garage. E questo invece è il bagno del piano di sotto, quello dove andremo a mettere la doccia. Ora poi dopo ve lo faccio rivedere per bene con le porte. Qui praticamente ora non vado, se vado a togliere qui i muri, sembra che qui rimane aperto, quindi qui lo lascio chiuso. Però praticamente in realtà fate conto che praticamente tutta questa zona qua dentro, qui c'è una porticciola, fate conto che qui il sottoscala è vuoto. E praticamente qui, tutto sotto qui e sotto qui la scala, questa è tutta una zona di ripostiglio che sfrutta il sottoscala. E questo è il piano di sotto. Ora vado a delimitare più o meno il piano di sopra. Poi dopo vi faccio vedere anche con gli infissi, così rende meglio l'idea. Comunque vado a cercare di costruire il piano di sopra. Comunque, insomma, morale della favola, siamo adesso un po' in questa situazione qui. E quindi insomma è stato un periodo, non ve lo nego, abbastanza tosto, però vabbè ragazzi, si va avanti, che dobbiamo fare. Comunque, in tutto questo, allora adesso invece vi racconto della parentesi del Covid, perché insomma noi comunque casa non volevamo stare appesi, insomma abbiamo detto senti, noi in ogni caso le ferie intanto ce le prenotiamo, perché qui con questi lavori non si capiva mai, ogni settimana continuavano a rimandarci, non si sapeva quando si doveva partire con questi lavori, quindi insomma si è detto vabbè, tanto loro comunque non è che ci viviamo in casa, le chiavi, comunque la copia delle chiavi ce l'avevano, male che vada, se partono con i lavori, anche se noi siamo via, loro cominciano e buona. E quindi niente, quest'anno ce l'avamo prenotati, è la prima volta che la facevamo. Una crociera, abbiamo prenotato questa crociera
per l'appunto che è coinciso nel periodo, noi non lo sapevamo perché la crociera l'abbiamo prenotata ancora a maggio, però per l'appunto è coinciso che praticamente i lavori sono partiti la stessa settimana che noi siamo partiti per la crociera, ovvero l'ultima settimana di luglio, però appunto l'abbiamo saputo dopo questa cosa, però vabbè insomma tarabaralla, loro sono partiti con i lavori. E va bene, insomma, tanto eravamo in contatto con l'architetto che era la nostra, diciamo, interfaccia, insomma, per tutta la situazione. E quindi abbiamo prenotato questa crociera sul Mediterraneo. Era un giro che partiva di una settimana, che partiva da Genova, faceva tutta la parte delle Cinque Terre, quindi faceva Genova La Spezia. Poi andava giù a Civitavecchia, poi Palma de Mallorca, Barcellona, Cannes e poi rientrava a Genova. Non, tra l'altro non siamo mai stati in Spagna, io e il mio ragazzo penso siamo gli unici al mondo che ancora non avevano mai visto Barcellona o insomma, le Baleari. E quindi niente, eravamo molto entusiasti, insomma, non soltanto per insomma, il giro, eccetera, ma proprio per l'esperienza della crociera, perché insomma comunque è proprio bella la vita che si fa in nave, insomma, poi scendi di porto in porto, ti fai la giratina o magari fai anche le escursioni che ti propongono loro, però insomma è bello proprio al di là del girellare le singole cittadine, insomma, che poi magari dal porto partono anche le escursioni per esplorare anche posti, insomma, nei dintorni, eccetera. Però insomma era proprio bella l'idea della nave, perché la nave è praticamente un parco giochi ambulante, cioè c'è veramente di tutto dentro, c'era appunto sala giochi, acquapark, il casinò, un sacco di ristoranti, di piscine, di animazione, cioè ogni 3 secondi c'erano 250.000 cose da fare, proprio divertentissimo, è stata un'esperienza veramente un sacco divertente e che ci è piaciuta tantissimo, ci siamo veramente divertiti tanto ed era una cosa insomma che ci tenevamo tanto a fare. Se non fosse che verso la fine della vacanza, della crociera, prima il mio fidanzato e a seguire io abbiamo preso il Covid, ragazzi, durante la crociera. Una sfiga pazzesca. Fortunatamente, insomma, prima di averlo non l'abbiamo preso subito, cioè appunto abbiamo cominciato a stare male, insomma, il mio ragazzo soprattutto verso proprio la fine, verso gli ultimissimi giorni, quindi abbiamo avuto il tempo comunque di goderci la gran parte della vacanza. Però non tutta. E insomma la cosa fortuna, insomma, tra molte virgolette, è che praticamente quando devi prenotare la vacanza ti fanno stipulare una assicurazione obbligatoria per il Covid che ti copre su tutta una serie di cose. Infatti noi sostanzialmente quello che abbiamo fatto, siamo andati praticamente subito giù al servizio, non appena insomma il mio ragazzo ha cominciato a manifestare i sintomi, che ha cominciato lui, siamo andati subito al personale, allo staff medico, giù al centro medico della nave e insomma subito hanno tamponato sia lui che me, io all'inizio, lui subito positivo e all'inizio era negativa. Ed ero anche asintomatica in quel momento e quindi poi praticamente ci hanno fatto andare subito in una camera, insomma in una zona dedicata proprio per metterci in isolamento. A me inizialmente io ero negativa e asintomatica, quindi mi avevano anche dato la possibilità di scegliere se andare su con lui o se insomma rimanere nella mia camera. Io ovviamente sono andata con lui. E meno male perché comunque ragazzi poi fatto il tampone negativo la mattina, tipo 2 ore dopo ho cominciato a manifestare anche io i sintomi, ho fatto anche io il tampone il giorno dopo ed ero positiva anch'io, che ve lo dico a fare, cioè è stata proprio una cosa
fulminea, quindi insomma ci hanno messo nella cabina, insomma in una zona dedicata, era tutto antisettico, insomma era tutto assolutamente fatto con tutti i crismi, quindi insomma c'era lo staff che ci teneva monitorati, veniva insomma ci chiamava e veniva a controllare la temperatura, la saturazione, a sentire insomma di volta in volta come stavamo, ci avevano dato insomma anche una prima terapia. E poi praticamente ci hanno fatti arrivare al porto dove era già previsto che dovevamo sbarcare a Genova, che era insomma il primo porto utile per poi insomma farci rientrare, ma come vi dicevo eravamo già alla fine della crociera sostanzialmente. E da lì insomma hanno preso contatti con le autorità sanitarie, hanno chiesto il via libera, insomma hanno dato tutte le nostre indicazioni, insomma, stato di salute, eccetera. Ci hanno fatto sfebbrare sostanzialmente e poi praticamente un servizio, una navetta dedicato, insomma, della misericordia, insomma, proprio di quelli dedicati, tutti sanificati con l'isolamento dell'autista, insomma, un servizio dedicato per il Covid, sostanzialmente, ci hanno in pratica riportato poi da lì direttamente proprio a casa nostra, dove abbiamo, insomma, poi preso contatti col nostro medico, con la USL locale, e dove poi insomma abbiamo fatto tutto il resto dell'isolamento, dei tamponi, insomma, e quant'altro. E niente, in tutto ciò, ragazzi, cioè, come vi dicevo, la vacanza era l'ultima settimana di luglio e io adesso che sto registrando, oggi è il 9 di agosto, non so quando pubblicherò questo episodio, comunque è il 9 di agosto mentre sto registrando e io, ragazzi, sono ancora così, ok? Sono ancora così e fino a 2 giorni fa non parlavo proprio. Ieri ho cominciato a recuperare un po' la voce e vi risparmio i dettagli sulla situazione clinica, però vi dico, ragazzi, io e il mio fidanzato, tutti e due vaccinati con tutte e tre le dosi, senza nessun problema particolare di salute, siamo tutti e due sui 30, sulla trentina di età. L'abbiamo presa bruttissima, cioè siamo riusciti, insomma, siamo rimasti a casa in isolamento, non siamo dovuti andare in ospedale fortunatamente e la terapia è stata tachipirina, cortisone, antibiotico, però ragazzi, cioè è stata veramente, io, insomma, siamo stati circondati da persone che prima di noi l'avevano preso, insomma, vaccinate e quindi in forma attenuata, noi non ce la siamo fatta attenuata per niente. Cioè, l'abbiamo fatta proprio col set completo di sintomi, e tutta, cioè, vi ripeto, vi risparmio i dettagli pesanti perché, insomma, magari non è il contesto adatto per raccontarvi questa cosa e non vi voglio appesantire particolarmente, però siamo stati veramente malissimo, proprio male. Io non sono mai stata così male nella mia vita. È una cosa che non auguro a nessuno di passare. Perché è veramente brutta come cosa. Poi qui io e il mio ragazzo, insomma, siamo qui sostanzialmente da soli, insomma, a parte i colleghi di lavoro, non abbiamo i nostri familiari, i miei parenti sono in Toscana e quelli del mio ragazzo sono in Lombardia. Quindi comunque non avevamo neanche, e per quanto insomma fossero tutti pronti ad accorrere in soccorso, però diciamo che qui non avevamo una rete di supporto particolarmente sostenuta e quindi insomma è stato tosto, è stato veramente tosto. E io sono ancora così, infatti dobbiamo ancora fare il tampone di guarigione, in realtà il mio ragazzo insomma sta adesso anche meglio di me perché appunto ha cominciato a sviluppare i primi sintomi. E io ancora, insomma, sono ancora un po' acciaccatina, quindi ancora siamo in realtà quarantenati. E niente, quindi adesso, insomma, che sto un pochino meglino, ho detto vabbè, oggi magari intanto registro, così approfitto per aggiornarvi in questi giorni, anche volendo non avrei potuto perché proprio questo adesso è il massimo di voce che sono riuscita a tirare fuori dopo più di una settimana completamente afona. E niente, adesso vi illustro un pochino anche il piano di sopra. Allora, penso più o meno anche di aver abbastanza preso le proporzioni. Poi, allora, che vi devo dire? Alcune cose in realtà, ragazzi, sarebbe ottimale se invece del quadratino potessi costruire col mezzo quadratino, perché alcune cose
sono a mezzo quadratino, però vabbè, si fa quello che si può su The Sims, insomma, facciamo del nostro meglio. Comunque, questo è il piano di sopra. Quindi dalle scale si arriva in questa zona di simpegno abbastanza ampia. E allora da qui, qui c'è il secondo bagno. Qui ci sono, e queste quattro sono tutte camere da letto sostanzialmente, queste altre quattro stanze. La nostra camera da letto sarà questa più grande, quella patronale principale, quella che abbiamo designato la nostra camera da letto. E niente, le altre sostanzialmente per il momento sono vuote. Probabilmente questa intanto cominceremo ad arredare come camera degli ospiti e poi piano piano insomma le andremo a riempire via via che le esigenze lo richiederanno. Quindi insomma, come vedete, lo spazio non ci manca, anche perché anche questo disimpegno era qui, non rende l'idea. Qui le scale dovrebbero essere forse un pelino più ampie. Qui c'è praticamente un'altra zona assolutamente sfruttabile anche per mettere una scrivania sostanzialmente. Quindi diciamo che lo spazio non ci manca, ragazzi. Adesso vado a mettere le porte. Allora, vediamo un pochino se trovo qualcosa di abbastanza similare. Allora, il portone, vi metto quello già, allora, un'ipotesi di quello che andremo a mettere, perché andremo a cambiare il portone che c'è adesso, che è tutto chiuso. Ne vorremmo andare a mettere in realtà uno finestrato, in modo qui, come vedete, siccome qui non ci sono, cioè non ho ancora messo le finestre, però qui non ci sono finestre perché di qua confina con i vicini. E di qua niente, è tutta parete, non c'è finestratura qua e quindi praticamente questa zona qui rimarrebbe senza luce, quindi vorremmo andare a mettere un portone con un punto luce in modo da insomma far entrare, insomma rendere luminoso anche l'ingresso. Non l'abbiamo ancora scelto il portone e quindi io adesso metto come ipotesi magari uno di questo tipo. Perché diciamo che allora gli infissi fuori comunque sono sul verde, tipo il portone che c'era è tutto verde, quindi dovremmo riandare a mettere il verde perché insomma analogamente a insomma i vicini insomma che hanno questa tipologia, insomma dobbiamo attenerci ovviamente sull'esterno a quello che è il decoro simile a quello degli altri. E anche le finestre sono legnose, insomma di legno marrone con gli stipiti verdi, quindi proprio le classiche finestre con gli stipiti verdi, proprio classiche. E quindi ora metto un'ipotesi di questo tipo, anche se ancora vi dico non abbiamo scelto la porta, quindi non sarà magari quella definitiva, anche se vi dico la verità, uno stile del genere non mi dispiacerebbe affatto per il nostro portone. Poi qui dove abbiamo il bagno vado a cercare un'altra finestra e non so se troverò qualcosa di simile qui dentro, vediamo, forse qualcosa del genere, però allora diciamo che il vetro in realtà è tutto intero, non ci sono questa divisione, insomma, croce, però comunque le finestre hanno tutte le inferriate per ovvi motivi, perché insomma siamo a piano terra e quindi facciamo finta che magari sono le inferriate queste. Potrebbe anche andare bene se non fosse che ci vorrebbero i battenti verdi, quindi vediamo se trovo magari qualcosa di più simile. Allora, direi che forse questa è quella che un po' si può avvicinare, nel senso che ha appunto gli scuri verdi e dovete fare finta insomma che questo legno non sia bianco ma sia marrone sostanzialmente, però non ho trovato una combinazione marrone e verde oltre a questa. Quindi, allora, qui c'è la finestra del bagno che rimane perfetto da questo lato. Anche se probabilmente sarebbe anche un po' più grande. Qui abbiamo l'autorimessa, quindi cerco la decorazione, vediamo se trovo quella di vita in città. Eccoli qua, perfetto. Allora, questo non c'è di altri colori, no? Fate conto che è verde, anche questo, dello stesso colore della porta e degli scuri. Allora, poi di qua che c'è la cucina. Sto guardando la mappa un attimo, sì, la finestra che è però più grande di questa, con
come si apriva. Comunque sì, insomma, c'è una finestra, ragazzi. Anche queste sono tutti con gli scuri. Magari metto il move object, se no non me lo fa vedere, non me lo fa mettere. E andiamo a mettere altre finestre. Comunque, mentre io finisco di ragionare sulle finestre, vi racconto, insomma, vi dico anche un pochino le mie idee per il canale. Perché, insomma, come già avevo accennato, la mia idea rimane sempre lì. Io vorrei ritornare a pubblicare con una certa regolarità. Solo che, appunto, come vi ho raccontato, insomma, sono stati mesi, è stato un annetto abbastanza interessante, diciamo, e non parliamo, non apriamo neanche il capitolo lavoro, lasciamolo perdere perché insomma anche lì ci sarebbe da veramente aprire un altro discorso a parte, ma lasciamo fare, vi risparmio. Comunque niente, quello che vi dicevo, vorrei, insomma, la mia idea è sempre quella di ritornare a pubblicare con una certa regolarità. Devo appunto trovare il modo e anche la tipologia di contenuti che mi consentano di farlo senza andare in burnout, ragazzi. Sostanzialmente è questo. Allora, avevo accennato anche, insomma, avevo scritto su Instagram che stavo ricominciando a lavorare su un progetto, che però non devo dire la verità, pensavo fosse più semplice lavorarci su questo progetto, in realtà anche questo si è rivelato abbastanza impegnativo in termini di tempi e di lavorazione rispetto a quella che poi sarebbe stata la resa finale, e quindi non sono sicura di volerlo portare avanti. Era una bella idea, era una bella storia che volevo raccontare, però insomma a livello di lavoro dietro le quinte, non tanto di registrazione quanto di sceneggiatura, di editing e quant'altro, mi avrebbe preso davvero tanto tanto tempo. E speravo di riuscire a lavorarci quest'estate, ma poi quest'estate, appunto, per tutta una serie di cose, anche quando non ero in ferie, ogni weekend, per un motivo o per un altro, ci siamo sempre trovati che eravamo presi a fare 250.000 cose. Forse anche per questo che ci siamo ammalati, perché quest'estate, una volta dai miei, una volta dalla parte del mio ragazzo, una volta persone che ci venivano a trovare, una volta vai in un posto, vai in un altro. Non ci siamo davvero fermati un istante, e quindi io veramente ho avuto poco tempo e poche energie per poter lavorare al canale, perché poi appunto nei momenti in cui non ero occupata a sistemare casa perché dovevano venire persone, o magari eravamo fuori casa perché eravamo noi da persone, magari mi riposavo, ecco, e quindi insomma non ci sono stata molto accanto a queste cose. E la cosa che ho notato, insomma, è che appunto col fatto che, insomma, sapete, insomma, vengo da un periodo in cui tanta stanchezza accumulata, tante situazioni varie, e quindi se, cioè, vedo che ogni idea che magari mi viene, però poi finisco per bocciarla perché so già che non avrei la costanza per mandarla avanti, e non mi va ad iniziare un progetto per poi lasciarlo lì a metà, nel senso, non ho voglia di cominciare a portarvi qualcosa che poi magari però non ho la forza di portare fino in fondo. E quindi sto cercando un attimino anche di niente, questa finestra, ragazzi, non lo so, perché volevo qualcosa di più grande di questo, perché è un po' più grande in realtà la finestra, però andrò su questa perché non so cos'altro mettere, a meno che non metto queste qui. Ne avevo vista una, no, questa di università, no. Non lo so, vabbè, comunque intanto continuo a ragionare. E, no, vi dicevo, devo più che altro lavorare, insomma, sto lavorando un po' su un mese, ecco, forse questa rende un po' più l'idea. Chiaramente non c'è questo balconcino, facciamo finta che il balconcino sono le inferriate e non è così verde fosforescente, acqua, i miei stipiti, insomma, come si chiamano, gli scuri sono un verde un po' più scuro, appunto, però insomma facciamo finta che è così, va bene, ce la facciamo andare bene più o meno per le dimensioni. E no, vi dicevo,
E quindi devo lavorare un attimino su me stessa, più che altro per capire bene quale può essere la formula migliore, che dovrà essere una formula diversa rispetto a come finora lavoravo sul canale, portavo le cose sul canale, che mi consenta sostanzialmente di riuscire a mantenere una certa costanza. E questo significa che devono essere tipologie non tanto nella registrazione, perché registrare è il problema minore, registrare ci metto tre, cioè ci metto tanto comunque, però è tutto il lavoro dietro le quinte, il lavoro di montaggio e tutto quello che ne consegue nel poi caricare l'episodio, eccetera, e anche di progettazione dietro di quello che voglio portare. Quindi per poter essere costante deve essere qualcosa che non mi richieda più quel tempo e quell'impegno che avevo prima, perché non ce l'ho, ragazzi, non ce l'ho più il tempo e le energie e la dedizione, insomma, che potevo metterci prima, perché mi vengono a noia le cose. Più vado avanti e più vedo che sono molto scostante, nel senso che mi scoccio più facilmente. Cioè, diciamo che prima il canale l'avevo preso come anche una messa alla prova di questo mio lato caratteriale che ho sempre avuto, che dopo un po' le cose mi vengono a noia, e quindi il canale era proprio un modo per stimolarmi invece a portare avanti una progettualità e portarla appunto fino in fondo, per vedere appunto anche in The Sims, anche nel giocare a The Sims. Era il mio modo, anche quando portavo delle serie, eccetera, per incentivarmi a continuare ad esplorare il gioco e le espansioni senza provare 3 secondi e poi mollarle lì avendo visto metà delle cose. E quindi un progetto sul canale, una serie, qualcosa, il condividerlo con voi e l'avere una progettualità e vederla definita via via che cresceva sul canale con dei video che erano la prova e la manifestazione del percorso che io via via stavo facendo, era uno stimolo appunto per me per continuare ad esplorare, ad essere costante anche nel mio giocare e quindi sfruttare il più possibile il gioco. Però sto vedendo, ragazzi, che in questo periodo non ce la faccio, perché ce n'ho talmente tante e sto riprendendo a essere scostante in tutto. Insomma, è un processo che sto facendo io, in cui devo riuscire un attimino in tutte le cose della mia vita, non solo in The Sims, appunto a riprendere, a riaffrontare un metodo che sia a minima spesa e massima resa, perché appunto non ho, se io investo, cioè per fare le cose fatte a modo, fatte bene, come le facevo finora, impiegavo un sacco di energie, e troppe rispetto a quelle che sono in grado di dare se le devo investire in tutti i vari aspetti della mia vita, che non sono soltanto il canale, ma anche poi tutto quello che c'è al di fuori, il resto della vita. E quindi quello su cui sto lavorando quest'anno è proprio su me stessa, sul cercare di trovare delle strategie proprio nelle quali, insomma, riesco, per poter essere più costante nelle cose e non bruciarmi tutte le energie. Quindi, cioè, perché il mio problema qual è? È che appunto quando ho il burst di energie, prendo, parto, le esaurisco e poi devo metterci il doppio del tempo per riprendermi e recuperare tutte le energie che ho speso, e vado avanti in questi cicli che non sono più sostenibili, specialmente nel momento in cui la vita si fa di anno in anno più complesso, le responsabilità, i pensieri, le cose a cui stare dietro sono sempre di più e più complesse, più grandi. Devo trovare delle strategie di sopravvivenza diverse, dove quindi appunto devo trovare dei metodi dove appunto ho una minima spesa di energie, accantonare un po' il mio iperperfezionismo che di solito mi accompagna, e trovare comunque il modo appunto di fare minima spesa e massima resa. E quindi questo discorso sto cercando di trovare la quadra anche nel canale, dove appunto non posso più spendere lo stesso appunto livello di impegno, non nel senso che mi ci impegno meno, ma nel senso che vorrei, insomma, fare delle cose altrettanto belle
però le quali mi richiedano un quarto del tempo che ci dedicavo prima, perché altrimenti se no non ce la faccio, finisce che poi mi sento sopraffatta e mollo tutto a metà e vorrei evitare questa situazione perché appunto vorrei invece trovare una strategia che mi consenta di portare contenuti con costanza, che però dovranno essere contenuti portati in maniera comunque diversa rispetto a come facevo prima. Allora, comunque, intanto mentre divago, qui ci sono le finestre. Qui c'è ancora la zona giorno, diciamo tra l'altro che qui verrà la cucina, qui verrà il tavolo e qui il salotto con la zona TV qua. Questa invece è la zona studio, che non lo so, mi sembra, no, sì, è giusta, mi sembrava più stretta, no, proprio meno come dimensioni dovremmo esserci. Forse un pelino più stretta, però perché praticamente qui questa roba qua non dovrebbe essere qua, ma dovrebbe stare qui, a mezzo quadratino. E quindi qui sarebbe leggermente più larga la stanza e qui leggermente più stretta, però vabbè, insomma, ce la facciamo andare bene, ragazze. E quindi qui c'è la porta finale. Allora, magari per prendere qualcosa di più verosimile, metto magari questa e facciamo finta che sia la porta finestra con gli scuri chiusi, perché anche la porta finestra avrebbe i suoi scuri. E sarebbe verde, verde non c'è, meraviglioso. Vediamo se ne trovo un'altra allora. Vabbè, niente. Allora piuttosto la mettiamo così, grigina, va bene. O marroncina. Però insomma, qui in teoria sarebbe verde, sostanza. Allora, poi questo sarebbe il lato confinante con i vicini. E niente, allora le finestre sotto ci siamo tutte, dovremmo esserci, sì, perfetto. Allora, al piano di sopra, invece. Allora, cominciamo dal bagno, che è più facile, la stessa finestra in linea con quella della cucina. Quindi niente, insomma, mi dicevo, sto un po' riflettendo quindi sulla tipologia di contenuti da potervi portare, dove comunque il livello di qualità sia altrettanto garantito, cioè non voglio fare una cosa tirata via, perché appunto non ce la faccio a fare le cose tirate via, però un qualcosa che per me sia comunque gestibile senza disperarmi. Sostanzialmente, e quindi ho pensato in realtà a qualcosa che possa andare bene, insomma, in tal senso. C'è qualcosa che, insomma, ragazzi, alla fine posso registrare veramente nel tempo libero, che veramente registro, edito velocemente, vi carico e buona, senza dover stare lì a lavorarci veramente mille, mila ore perché non ce la faccio. E proprio perché appunto deve essere una cosa che non mi stanca, nel senso che quando lo faccio dico, oh, adesso ho un paio d'ore libere, riesco e registro gli episodi e che vi riesco a portare. E ho in mente una tipologia di serie che effettivamente potrei portare in maniera molto, molto easy. E che non so, insomma, penso possa essere interessante. È una, insomma, sulla tipologia delle challenge, niente di che, però è una cosa che a me, insomma, diciamo che come tipologia di gioco è una sfida che mi è sempre interessato fare, che potrei riproporvi anche in stili diversi, quindi diciamo che ci potremmo fare più serie. Ogni volta cercando qualcosa di diverso, vi dico nulla di chissà che, nel senso cose che sono simili magari a tipologie di video che comunque si vedono già in giro, non è l'invenzione dell'acqua calda, assolutamente, però è una cosa che a me va di provare. Che potrei provarvi con un certo entusiasmo e penso che comunque, anche se è una cosa che magari è già stata proposta da altri in varie salse, però comunque io ve la porterei nel mio stile, nel mio modo di giocare, come ho sempre fatto. Non ho mai preteso di essere, insomma, l'inventrice del secolo, di portare cose chissà cosa di originale, ma la mia intenzione è sempre quella di dirvi, ragazzi, questo è il mio modo di giocare, vi racconto la mia storia e se vi va, insomma, la giochiamo insieme. E questa, secondo me, questa, insomma, tipologia che ho pensato è una cosa che può essere carina come idea di serie.
e che appunto possa avere un inizio e una fine non troppo prolungata. Una delle cose, appunto, infatti, che ho visto che ho bisogno nel portare nuovi contenuti a questo giro, vorrei portare comunque delle serie dove so già che ci sarà un inizio e una fine, cose ad infinito. Sono un po' spiazzanti, cioè so che ho paura più che altro di non riuscire a portarle con una certa costanza, quindi la cosa che mi può dare il drive a pubblicare con una certa costanza è quella appunto di comunque portare dei contenuti che so che abbiano un inizio e una fine, so che poi a un certo punto, finito, si chiude, si va avanti e si porta qualcosa di nuovo, di diverso, perché altrimenti dopo un po' io per prima mi stufo, probabilmente anche voi a un certo punto siamo tutti più annoiati e finiamo col voler seguire le cose anche meno volentieri, e sia io nel giocare sia voi nel guardare i contenuti e quindi non ha più senso, insomma, diventa un dispendio di energie poco produttivo e utile per tutti quanti. Quindi questo insomma sarà il mio nuovo drive, ovvero il fatto che lavorerò adesso a contenuti che avranno un inizio e una fine ben definita e che siano semplici da registrare, quindi veramente con necessario poco taglio, poco editing. E poco lavoro dietro le quinte, cioè cose che io registro, vi porto via via senza dover io magari giocare troppo dietro le quinte per preparare cose. Contenuti un po' più scialli, ragazzi, nel senso che giochiamo e facciamo insieme le cose senza che siano ripetitive, comunque contenuti che non siano ripetitivi e divertenti, insomma, da guardare, insomma, leggeri, tranquilli. Poi magari mi verrà l'illuminazione per altra storia profondissima, non lo so, insomma, vediamo cosa sta facendo, però insomma sicuramente che siano, cioè, a basso mantenimento, ecco, non ci sia troppo lavoro da farci dietro, perché non ve lo dico onestamente, ragazzi, altrimenti non ce la faccio, sinceramente. Comunque niente, scherzando e ridendo, ho finito anche di mettere gli infissi al piano di sopra. Quindi al piano di sopra abbiamo la finestrella qui al bagno, che è perfettamente in linea con quella della cucina, e poi la cosa che non avevo messo prima, ci sono due balconi su entrambi i lati. Vi ricordo che praticamente questo è il lato dove si entra, qui ci sono i vicini, qui sono i tre lati liberi di giardino. Ci sono due balconi e quindi tutte le camere affacciano sui balconi che mettono in comunicazione le varie stanze. Quindi qui abbiamo queste due stanze hanno direttamente la porta finestra. Quindi qui l'ho messa chiusa, ragazzi, però tenete conto, fate sempre conto anche qui che questi siano aperti e sono degli scuri verdi e qui c'è la porta finestra vera e propria, ragazzi. Insomma, fate conto di questo. Qui anche in questa camera c'è la porta finestra che dà direttamente sulla terrazza, e anche la nostra camera da letto ha sia la finestra che la porta finestra sulla terrazza che affaccia sul retro, e qui c'è una vista stupenda, non questa ovviamente di Newcrest dove sto costruendo, ma dovete immaginare che qui c'è tutta la vista sulle colline, è bellissima, c'è una vista stupenda. E niente, non ho messo le porte interne, aiuto. Allora, sulle porte però è facile, ragazzi, sono bianche, basic, quindi sulle porte è facilissimo. Allora, mettiamo queste dappertutto. Allora, mettiamo anche un po' di luci. Ora, ragazzi, io le luci le ho messe a caso, però i punti luce, nel senso, ancora li dobbiamo definire, quindi insomma questo magari poi nel prossimo aggiornamento ve li faccio vedere. Per ora sono messe molto a caso, giusto per far vedere le pareti. Comunque, le porte. Allora, io ragazzi so che sto parlando a ruota libera, però ve l'ho detto, questo l'ho preso come un intrattenimento. Fate conto che sia una sorta di live in differita dove ci sono io che chiacchiero e voi in background e voi fate gli affari vostri tranquilli. Quindi abbiamo la porta, questo bellissimo gioco di porte, che orribile, infatti poi troveremo una soluzione alternativa perché questa roba non mi piace tanto. Praticamente c'è la porta del ripostiglio e qui la porta che dà su disimpegno che va sulla zona giorno,
E praticamente per aprire la porta del ripostiglio bisogna chiudere questa e viceversa perché altrimenti si scozzano. E questa cosa è l'unica cosa che non tanto mi piace. Troveremo una soluzione alternativa più avanti. La mia idea era magari qui di aprire, mettere una porta a vetri, però insomma magari in un secondo momento. Per il momento ce la teniamo così, ragazzi, perché insomma poi abbiamo un budget a un certo punto, quindi abbiamo tutta una vita davanti, insomma le cose piano piano le finiremo di fare. Comunque, qui abbiamo la porta del bagno. E qui abbiamo la porta che dà dentro il garage, che più o meno è strutturata così. Non mi ricordo se si aprono da questo lato, se non ricordo male. Qui rimetto anche all'interno la porta del garage. Ok, e la porta dello studio, che dovrebbe rimanere. Fatemi vedere la mappa, sì, più o meno. A questa altezza qua, perfetto. Quindi queste sono le porte di ingresso. E invece al piano di sopra, qui non mi ricordo assolutamente niente, le camere da letto, meno male che ho la cartina, ragazzi, perché non mi ricordo niente. Allora, anche il bagno è messa di qua la porta. E la faremo ora in questo momento si apre così, ma noi la ruoteremo che si apre da quest'altra parte. Perché qui andremo a sviluppare insomma la parte principale del bagno e quindi era brutto altrimenti perché qui metteremo il lavandino e la vasca da bagno, qui invece rimane il termoarredo e quindi almeno la porta si apre questa direzione e non copre tutto il resto del bagno. E poi andiamo a mettere la porta della nostra camera da letto che se non sbaglio si apre per così e di qua l'altra porta. Di qua l'altra porta e di qua l'altra porta. Come vedete gli spazi, cioè qui in teoria c'è uno stipite nel mezzo, non sono proprio così attaccatissime queste porte. Magari la mettiamo qua così, ecco, rende più l'idea, perfetto. E come vedete, insomma, gli spazi sono sfruttatissimi fino all'osso delle camere. Allora, che è una roba un po' in ferro battuto. Non proprio co così, insomma, un po' più semplice, però insomma su questo stile più o meno. Allora, le scale, vediamo se trovo qualcosa di più simile all'effetto che sono un po' marmorizzate le scale. Non so se trovo qualcosa di simile. Ecco, tipo così. Ok, magari una colorazione. No, queste sono troppo scure, abbastanza orripilanti anche. No, le scale sono molto belle. No, diciamo che il bianco, quello che gli si avvicina di più, sono molto belle le scale effettivamente. E anche qui metto tipo questa balaustrina, insomma, anche se non è proprio uguale uguale, ma vabbè, ce la facciamo andare bene. Va bene. Allora, poi. E i pavimenti, ve li faccio vedere perché i pavimenti, a parte in bagno, li lasciamo tutti uguali. Ed è in realtà al piano di sotto mattonella. Però non so se c'è qualcosa che renda l'idea. Perché sono quadrate, messe per diagonale, tipo marmorizzate. Però non rendono un'idea. Allora, fatemi vedere. Allora, diciamo che come colorazione sono proprio precise, precise queste. Però non sono così a mattoncino, ma sono a quadrato, a quadratone praticamente. Quindi vediamo se riesco a produrre un effetto. No, allora, magari meglio queste. Questo di 9 stelle. Perché rende più l'idea uniforme, cioè è così, però a quadratoni sostanzialmente. Però non trovo qualcosa che divida a quadratoni, no, non così grandi. Cioè, ecco, diciamo che cioè, la dimensione è di questo, come di questa mattonella qua, per intendersi, insomma. Però non c'è niente di simile su The Sims, quindi non,
Però poi il decoro è questo effetto marmorizzato al piano di sotto, quindi anche qui tutto così che effettivamente riprende un po' le scale, però le scale sono più scure. Vabbè, insomma, ragazzi, per darvi l'idea, poi insomma, si fa quello che si può. E anche qua sotto, perfetto. Qui è tutto marmorizzato. Allora, il bagno ve lo lascio grezzo, ragazzi. Perché ve lo faccio vedere adesso il bagno, adesso come vi ho detto siamo in fase di ristrutturazione. Quindi quello che mi piacerebbe fare con voi è questo progetto, portarlo avanti e qui via via che aggiorno le cose vi faccio vedere le cose che aggiungiamo alla casa, così via vi faccio fare l'home tour. Poi magari un giorno quando abbiamo le cose completate magari vi faccio pure un vlog dove faccio un home tour vero, così facciamo il confronto dal The Sims e al reale, però insomma questo lo facciamo più avanti, quando siamo un passo più avanti. Quindi per il momento ve lo lascio grezzo perché il bagno al momento è grezzo e vi farò vedere anche poi come viene fuori, come l'abbiamo strutturato. Vi accenno che qui al piano di sotto metteremo qua il piatto doccia, lavello e qui invece mettiamo i sanitari e qui rimarrà il termoarredo come c'è già adesso. Ah, e però no, scusate, ho sbagliato perché in realtà qui il bagno fa di questo. C'è una rientranza. Ok, perfetto. C'era qualcosa che non mi tornava, infatti. Sì, ora così è corretto, ora mi torna di più, perfetto. Quindi sì, qui ci sarà cabina doccia. Infatti sì, mi torna perché la porta si apre di qua, infatti, però qui non c'è niente che gli dia noia. Quindi cabina doccia, lavello e qui facciamo invece la parte dei sanitari e qui il termoarredo. Però pavimenti e tutto e le pareti ve le farò vedere, insomma non so se c'è qualcosa di simile su The Sims, spero di sì perché insomma vabbè, poi ve le farò vedere, nel caso vi faccio vedere dal vivo perché insomma le abbiamo scelte con molto amore gli arredi, quindi siamo molto contenti. Allora, nel garage, vabbè nel garage c'è il mattoncino, sì diciamo che il garage più o meno, ora non me lo ricordo bene, il pavimento del garage. Però insomma è una cosa del genere, insomma è a mattone, abbastanza semplice, insomma, da garage ragazzi, insomma, mattonatura da garage sostanzialmente. Vediamo se magari c'è un colore, no, però insomma non questo, no, no, questo così. E allora, le pareti, ancora dobbiamo decidere in realtà le colorazioni delle pareti. Quindi per il momento io faccio bianco dappertutto, poi non so i colori che sceglieremo quali saranno. Il bagno lo lascio grezzo, ripeto, perché ancora è in fase di ristrutturazione, quindi ve lo lascio verosimile a come sarà. Quindi di qua per il momento le altre le lasciamo tutte bianche. Ok. Il piano di sopra. Il piano di sopra invece è fatto, non so definire il materiale di cui è fatto, è tipo un effetto legno, ma non è un effetto legno, non è il gresso porcellanato in finto legno, non è quello, anche se quello è il mio materiale preferito in assoluto, ma c'è una sorta di copertura sopra che fa questo similegno. Penso sia tipo linoleo, non lo so, insomma è un rivestimento molto semplice che però fa questo effetto legno, che però è carino nel senso che comunque l'effetto finale è abbastanza interessante. Ok, ed è più o meno una roba del genere, non mi ricordo adesso se è orientata l'asse in orizzontale o in verticale, però insomma questo è il concetto. E tutte le camere sono con questo rivestimento sostanzialmente, a parte anche qui il bagno ve lo lascio grezzo, e tutte le camere hanno questo rivestimento qui. E anche qui, ragazzi, intanto coloro di bianco, poi vedremo le colorazioni che andremo a scegliere. Ok, perfetto. E insomma, questo è un po', ragazzi, questo per quanto riguarda gli interni. Sugli esterni, allora qui magari metto, ora non mi ricordo il mattone che c'è sinceramente sul terrazzo, ragazzi. Forse un mattoncino.
una roba del genere, non mi ricordo assolutamente. Poi lo andrò a rivedere nel dettaglio e magari ve lo faccio più dettagliato. Comunque, così. Niente, l'esterno della casa, la colorazione invece, quella la so perché insomma rimarrà in linea questa. Ed è un bellissimo rosino pastello, molto carino. Chiaramente ragazzi è una casa reale, non è la cosa bellina di The Sims con tutte le pareti messe in maniera estetica, cioè immaginate che è la testa di una villa schiera e quindi sono una serie di case che si susseguono, qui manca un pezzo di copertura. Ok, il tetto è strutturato così. Immaginatevelo che di qua continua poi con quello delle altre case. E sì, colore sarà più o meno questo. No, questo sul marrone più o meno, sì. Mettiamo anche i rivestimenti che sono scuri. Più o meno così. Qui ci sono le grondaie. Così. Il tetto forse è un po' più spiovente, fa così, sì. Sì, più o meno è lei, insomma, la riconosco abbastanza. Allora, adesso vi faccio vedere, diciamo, l'area cortilizia, la recinzione, l'esterno, insomma, sostanzialmente è questo. E, allora, come vi dicevo, di qua tenete conto che ci sono gli altri vicini, quindi immaginate questa che continua con altre casettine simili, mentre questo lato è tutto libero. Quindi praticamente noi sul davanti, allora centriamola un altro pochino, ok, la mettiamo su così, ok, sono andata avanti un po' io a fare l'esterno, insomma che ho fatto un po' tribolare a cercare i materiali, adesso ve lo spiego. Allora, penso più o meno le proporzioni siano queste, tenete conto che in realtà qui non è un parallelo dritto, ma in realtà qui farebbe tipo un po' questa diagonale così. E anche qui, praticamente da qui andrebbe ad aprirsi un po' a ventaglio in diagonale, quindi lo spazio sarebbe anche leggermente più ampio, ma ovviamente questo tipo di cosa dei Sims non lo fa fare. Comunque, più o meno è questo. Allora, no, qui non ho messo il cancellone. Va bene, ora cerco i cancelletti, aspettate, perché qui ci sarebbe ovviamente il cancello d'entrata. Non ho preso la sua abbinata, aspettate. Chiaramente è un po' a sboccio, ragazzi. Qui è tipo inferriata, insomma, è la cosa che si avvicina di più. Vediamo se trovo il cancello in pandan. Dovrebbe essere questo. Sì, vabbè, più o meno. Ce lo facciamo andare bene. Ce lo facciamo andare bene. Ok. E qui c'è il cancellone grande che serve per far entrare la macchina in autorimessa, che però qui non so se riusciamo a simularlo, il cancellone diventa un po' difficile. Proviamo con questo, ma insomma è un po' anche più grande di questa cosa qui. E ovviamente qui in teoria non c'è il muretto, va a terra. Però mi serviva per farvi vedere che la casa, ora vedremo sul retro, è su due livelli. Quindi in realtà immaginiamo che questo sia il livello base e questo è quello che va a terra. Quindi chiaramente qui è a pari quello. Qui c'è la strada, ragazzi, ovviamente da qua si entra con la macchina e da qua insomma si entra a piedi. Probabilmente il cancellone è tipo come dimensioni, siamo su queste dimensioni qua. Mi sembrano quelle più verosimili, qualcosa del genere. E tra l'altro, appunto, questi saranno dei lavori. Non vi ho fatto l'elenco dei lavori che devo fare, ragazzi, vi risparmio questo tedio. Comunque, per esempio, questo era manuale e adesso lo facciamo elettrificare per dire, insomma, una delle cose. Allora, non vi faccio vedere, qui c'era una gran vegetazione che non ho messo perché anche il giardino ora poi lo andremo a dettagliare, insomma, una volta sistemato. Qui uno dei grandi lavori che stiamo facendo è quello di far togliere tutti gli autobloccanti, che questi sono molto simili a quelli che abbiamo, forse
forse è soltanto la direzione che è al contrario, che va così, però insomma sono abbastanza simili agli autobloccanti che ci sono in realtà nell'area cortilizia. E vi faccio vedere già come sarà, diciamo, il progetto finito, perché qui insomma andiamo un po' a riposizionare gli autobloccanti e a disporli in un certo modo. Praticamente qui noi adesso tutto lo spazio che vedete verde appunto lo facciamo a prato, ma in realtà praticamente qui prima tutta questa zona qui i vecchi proprietari l'avevano fatto tutto a ghiaia. Noi qui abbiamo tolto, fatto togliere tutto, praticamente abbiamo fatto questo lavorone dove abbiamo fatto togliere tutta la ghiaia, tutto l'autobloccante, ripareggiare il terreno perché si stava avvallando, perché andava appianato per bene. E stiamo adesso appunto facendo ridisporre il tutto, quindi poi qui faremo una zona verde. Qui in realtà adesso ci sono un paio di alberi da frutto che terremo. Adesso prendo un paio di alberi simbolici giusto per rappresentarvi il verde. Qui ci sarebbe, questo è un kaki, e qui c'è un pero qua accanto. Qui ci sono due alberi da frutto. E qui insomma invece poi lo lasciamo tutto spazio verde, anche tutto qua. Qui andiamo a ripredisporre uno slargo che prima era messo diversamente. Considerate che qui in realtà va anche a crescere, quindi in realtà qui c'è anche più zona di passaggio, che però qui non rende l'idea, insomma. E qui insomma dove andremo a mettere è la zona, diciamo, non esposta ai vicini, quella qui praticamente non c'è nessuno, e quindi qui andremo a mettere il tavolino, sarà la zona un po' più living, però poi vi farò vedere anche sul giardino, abbiamo un sacco di progetti che andremo a costruire piano piano. E qui poi praticamente allora qui in realtà c'era qui ragazzi, immaginatevi, allora mentre qui mentre qui è la classica recinzione cancellata, qui invece è la classica rete verde. Non ho trovato niente di meglio, ma immaginatevi la classica rete verde che gira tutto intorno. Poi anche qui vedremo se mettere delle siepi, copriremo tutto insomma per la privacy, eccetera. Quindi qui è tutto a rete. E qui confiniamo con dei terreni di insomma altre persone, anche qui confiniamo con dei terreni qui con il vicino e qui con terreni di altri vicini, insomma. Però insomma immaginate che qui comunque è tutto spazio intorno, di qua ci sono le case, qui praticamente qui sono i giardini dei vicini, quindi insomma sostanzialmente non c'è nessuno anche da questa parte, non è che ci sono palazzi, c'è la campagna, quindi insomma, e di là si vedono le colline, quindi insomma siamo abbastanza privacy, diciamo abbastanza riservata. E niente, praticamente qui è tutto appunto l'autobloccante che andiamo a rimettere. Qui inizialmente c'era anche qui la divisione. Qui praticamente, come dicevo, c'è un muretto, un dislivello che serve a contenere appunto la casa, perché appunto è messa praticamente da questo lato, c'è praticamente una sorta di pendenza, perché come vi dicevo siamo in collina, noi qui siamo in piano, però qui e qui ci sono dei lati di pendenza, e quindi questo serve per tenere assestata la casa, e quindi qui c'è un muro di contenimento. Qui c'era una rete che andiamo a togliere ora con questi lavori, e facciamo un unico, un continuum, però qui lasciamo comunque questa situazione di contenimento, e quindi questo pezzettino lo facciamo di autobloccante che dà un senso di continuità per poi accedere a questa invece zona di terreno, che anche qui dovrebbe essere un pochino più grande perché qua va a chiudere in diagonale, di giardino tutto quanto, proprio libero, dove insomma andremo a fare tante belle cose anche qua, insomma. Per il momento ve lo faccio vedere nudo e crudo come verrà, insomma, con i lavori adesso assestati. È anche un po' più grandicello di così, però insomma più o meno rende l'idea della situazione, e insomma è un bel pezzettino da sfruttare, più che sufficiente per noi, insomma, per quello che dobbiamo fare. Poi diventa anche impegnativo da mantenere di più, quindi insomma abbiamo la nostra bella area esterna, bella verde. E niente ragazzi, questo è un po' diciamo lo scheletro della casa, di come sarà bene o male strutturata. E se vi può interessare, via via insomma che ci sono aggiornamenti, accorgimenti, io magari vi faccio vedere le cose che aggiungiamo e gli arredi che andiamo a mettere. Le prime cose che appunto saranno appunto i due bagni su cui già stanno lavorando, e nella zona giorno ci siamo fatti appunto progettare la cucina, abbiamo già gli ordini, la cucina si svilupperà su questo angolo.
E poi insomma, pianino pianino faremo anche le altre cose. Insomma, per il momento sono ancora in fase di demolizione, stanno lavorando tanto qua fuori perché era qui che c'era tanto da lavorare, anche da risistemare, insomma, un pochino di cose non strutturali, però insomma, c'era da fare un po' di lavoro di questo tipo e risistemare un po' di impiantistica. Però insomma, niente, questa è la situazione attuale. E niente, se vi fa piacere, insomma, magari via via vi continuo a pubblicare aggiornamenti sulla base di questa prima bozza su cui ho lavorato quest'oggi. E niente, per quanto riguarda appunto progetti e quant'altro, vi dicevo, ho già in mente delle idee. Non so già se ci comincerò a lavorare perché in realtà vorrei adesso un po' giocare perché ho idea della prossima serie da portarvi, potrei già cominciarlo perché appunto, come vi dicevo, è un qualcosa che non mi richiederà troppissimo impegno in teoria. Tutto sta a vedere, insomma, con questa voce, magari il primo episodio della serie, magari vorrei registrarlo con una voce un pochino più decente, quindi magari se in questi giorni mi riprendo un pochino con la voce, magari comincio già a registrare e comincio a pubblicare, insomma. Perché comunque mi mancate tanto, mi manca tanto il canale, mi manca appunto qualcosa di creativo e che prende forma, di cui vedo appunto i risultati, ovvero video pubblicati e cose fatte. Mi manca tantissimo questa cosa e quindi vorrei tanto tornare presto con una certa continuità e costanza sul canale. Non so quanto ho parlato, non so quanto ho registrato, non l'ho detto, non ci ho pensato, fate finta che questo sia stato una sorta di podcast con me che in background costruivo le cose, mettiamola così. È nato proprio come video per farvi compagnia, lo sentite mentre fate altro. Non mi interessa pensare a essere corta o essere breve, avevo tanta voglia di parlarvi, di sentirvi. E quindi insomma, fatemi sapere tutto quello che pensate, che vi passa per la testa su quello che vi ho raccontato, su come sta andando la vostra estate, su come vi va la vita. Veramente, sentiamoci, ditemi come va, parlatemi, sentiamoci perché vi leggo, tanto volentieri e insomma, cercherò anche più possibile insomma, di rispondervi perché mi mancate tanto. E ho tanta voglia di comunicare con voi. Quindi, insomma, fatemi sapere quello che pensate su quello che vi ho detto, sulla casa, sulla vostra vita, quello che volete, come vanno queste vacanze, come state vivendo questo caldo infernale, tutto quello che se anche voi state passando in un calvario simile al mio, spero di no, però non lo so, per il Covid, per la casa, non lo so, per qualunque altra cosa, esami, scuola, insomma, parliamoci, sentiamoci, voglio assolutamente rimettermi in contatto con voi, ragazzi, perché mi siete mancati tantissimo, tantissimo. E niente, io adesso chiuderei, direi qui comunque il mio soliloquio, monologo, durato ormai non so quanto. E niente, insomma, spero di sentirvi e di leggervi. E niente, noi insomma, spero che ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi!